Donatella di Cesare, sono convinta che viviamo all'ombra di Auschwitz. Donatella, esta semana se ha celebrado la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial en Europa. Y hemos escuchado a Angela Merkel y a Emmanuel Macron diciendo cosas como, por ejemplo, que la historia amenaza con volver a su curso trágico. ¿Puede ser que Europa vuelva a tropezar con la misma piedra otra vez? Sì, penso di sì, perché l'Europa, a mio avviso, vive ancora all'ombra del passato, anzi all'ombra ancora di Auschwitz, e soprattutto io credo che ci sia il pericolo, che ha messo in evidenza Angela Merkel, di un ritorno dei nazionalismi. Forse noi non abbiamo ancora capito l'importanza dell'Europa, l'importanza di, per esempio, varcare tranquillamente i confini, e non abbiamo capito che cosa vuol dire l'unità, per esempio, ratificata da Schengen. Ci sono sicuramente le generazioni più giovani che danno tutto per scontato, e scontato non è l'Europa dei nazionalismi, l'Europa dei sovranismi, può riportarci indietro nel tempo in modo molto pericoloso, e questo significherebbe di nuovo una guerra di frontiere e una guerra di frontiera. Incluso Angela Merkel ha proposto creare un esercito europeo. De che si deve proteggere Europa? Il naufragio dell'Europa è che l'Europa è rimasta un insieme di stati-nazione con una unione soltanto economica, e non è diventata una forma politica post-nazionale. Allora io, per esempio, mi ricordo l'anno scorso, io ero a Barcellona durante le giornate prima dell'indipendenza, e mi ricordo che Juncker ha espresso quella che in un certo senso era una minaccia, cioè ha detto ai cittadini catalani che perdono la cittadinanza spagnola, perdono anche la cittadinanza europea. Io ho reagito con grande preoccupazione, con grande apprensione. Perché? Perché noi dobbiamo pensare che il passaporto europeo è semplicemente un doppione del passaporto che noi abbiamo, per esempio del passaporto spagnolo, del passaporto italiano, del passaporto tedesco. Questo è gravissimo. Il passaporto europeo avrebbe dovuto essere sganciato dalle nazioni, no? Chi perde il passaporto, un catalano che perde il passaporto spagnolo, dovrebbe avere il passaporto europeo. Un'Europa avrebbe dovuto avere, secondo me, una costituzione, una forma politica post-nazionale, un'unione politica e dunque poi anche magari un esercito. Quindi questa proposta è una proposta un po' tardiva, ed è vero anche la tua domanda: da che cosa poi alla fine deve difendersi l'Europa? Certo, non dai migranti. Claro, por ejemplo, el drama de los refugiados, ¿no? Esta etiqueta que se le pone tan horrible a la llegada de miles de personas a Europa. ¿Cómo está reaccionando Europa? ¿Desde la filosofía se puede explicar esta reacción tan inumana, en el fondo, de los estados europeos? Sí, yo pienso que quello que noi viviamo oggi è uno scontro epocale, ed è lo scontro tra lo Stato-nazione e i migranti. Noi siamo portati a credere che chi viene da fuori ha già la colpa di essersi mosso e di mettere in crisi questo, diciamo, ordine statocentrico del mondo. E noi ci difendiamo appunto da quelli che vengono chiamati con tanti nomi diversi, migranti, rifugiati, profughi, eccetera. Alla fine, secondo me, queste distinzioni sono fittizie, perché io preferisco parlare semplicemente di migranti che hanno il diritto di entrare. Che le passa a los europeos? Han perdido la sensibilidad, han perdido la empatía. Sì, hanno perso anche la memoria del passato,
È gravissimo che l'Europa, che è patria dei diritti umani, perché l'Europa è la patria dei diritti umani, si comporti in questo modo, cioè si comporti con le frontiere chiuse, con un Mediterraneo che è diventato un cimitero marino, e questo rimarrà nella storia. Noi sicuramente dovremo rispondere davanti alla storia di questo. Io penso che siamo diventati analfabeti emotivi. Quindi io credo che, nonostante la globalizzazione, noi siamo entrati in una nuova epoca, in una nuova età, che è l'età dei muri. E il muro, e l'Europa è proprio ormai circondata di muri. E di che cosa è simbolo il muro? Il muro è proprio simbolo di questa sovranità statale, no? Che vuole rimarcare la frontiera, che vuole rivendicare la propria sovranità. E questo è il sovranismo, no? Uh-huh. E perché questo? Por miedo? Sì, perché sicuramente la paura gioca un ruolo importante, perché le emozioni giocano un ruolo importante, quindi la paura, ma anche la rabbia e anche l'odio. Io credo che oggi noi viviamo anche una guerra tra poveri e migranti, e questo è molto triste. Perché? Perché la rabbia giusta dei poveri, di quelli che sono più disagiati, di quelli che hanno sofferto per una globalizzazione che è stata ingiusta, la loro rabbia viene dirottata sui più poveri, sui più deboli, che diventano capri espiatori, cioè i migranti. Non viene dirottata verso coloro che, verso, diciamo, quei punti di riferimento, no? Che, dove dovrebbe invece essere diretta la loro rabbia. Qui io credo che ci sia anche una responsabilità dei partiti tradizionali. E crees che può haver una nuova ola in tutta Europa hacia la ultraderecha, hacia questo tipo di valori? Il fenomeno dell'estrema destra è stato favorito dal populismo, è stato favorito dal sovranismo. Per esempio, io credo che in Italia il Movimento 5 Stelle ha favorito moltissimo la Lega di Salvini, e quindi anche non volendo ha comunque favorito appunto quello che è un governo veramente di destra. C'è un problema anche con il passato. Non aver veramente fatto i conti con la storia del passato, no? E anche il fatto che oggi ci siano generazioni, che sono le nuovissime generazioni, per esempio diciottenni, diciannovenni, che votano, ma che sono lontanissimi, per esempio, da eventi storici che però hanno avuto un grandissimo peso. Penso, non so, in Spagna alla guerra civile, a quello che è stato la guerra civile in Spagna, ma anche la guerra civile spagnola per tutta l'Europa. Quindi, penso anche in Italia alla questione del fascismo. L'Italia veramente non ha fatto i conti con il proprio passato. I giovani oggi hanno dimenticato davvero che cos'è stato il fascismo, e quindi è diventato, come dire, quasi normale essere ad esempio razzisti. Quando dices che viviamo alla sombra di Auschwitz, a che ti refieres? A questo? Mi riferisco certamente al razzismo, alla discriminazione, alla possibilità di discriminare chi è diverso. Mi riferisco al mito del sangue, quindi, no? Che alimenta il razzismo, ma anche al mito del suolo, cioè l'idea questa terra è mia, quindi prima vengono gli italiani, per esempio, no?
È un po' come dice Trump, America first, no? Però mi riferisco anche al fatto che proprio in quel periodo è diventato normale l'istituzione del campo, no? Campo di internamento, campo di concentramento, cioè l'idea che le persone diverse, a cominciare semplicemente dagli stranieri, possano essere internati in un campo. E questo è davvero una novità del Novecento, non è mai avvenuto prima nella storia, per noi questo è normale. Noi sappiamo benissimo, per esempio, che in tutta la fascia dell'Africa del Nord ci sono tantissimi campi. Sappiamo anche che ai confini dell'Europa e dentro l'Europa ci sono campi di internamento per gli stranieri. Io credo che veramente questo è, come dire, l'eredità di Auschwitz, e noi non avremmo mai dovuto accettare un solo campo in Europa dopo quello che è avvenuto. Luego hay algunos discursos que vinculan la llegada de inmigrantes, estos campos de refugiados, con el terrorismo. Es una manera de criminalizar también al débil y de consolidar el miedo en Europa. Cioè, noi ormai dall'11 settembre viviamo nell'epoca dello stato di sicurezza, dove noi abbiamo ceduto libertà in cambio di sicurezza senza rendercene conto. El Estado también puede causar terror? ¿Hay terrorismo de Estado? Certamente, ed è il punto decisivo, cioè anzitutto un terrorismo di Stato. Il terrorismo è anzitutto un terrorismo di Stato, cioè il protagonista del terrorismo è lo Stato. Infondere la paura per il diverso, infondere la paura per chi appunto arriva, per chi viene da fuori, in un certo modo utilizzarla politicamente è un modo naturalmente di usare il terrore. D'altra parte, noi non dobbiamo mai dimenticare che nella storia il terrore è nato con la Rivoluzione francese, il terrore è nato con la democrazia. Secondo me una buona definizione di democrazia è: democrazia vuol dire non aver bisogno del terrore per governare, no? Però questo vuol dire anche che il terrore resta iscritto nella democrazia, cioè che c'è sempre nella democrazia il pericolo di, come dire, ricorrere al terrore, no? De hecho, en sistemas democráticos se permite la tortura, por ejemplo. Assolutamente sì, è quella che si può definire una democratizzazione della tortura, cioè la tortura entra negli stati democratici, no? che non la riconoscono, no? Quindi non in modo legale, in modo, se vogliamo, nascosto, clandestino, però noi sappiamo che oggi molti stati europei hanno avuto casi anche eclatanti di tortura, sono ricorsi alla tortura, ricorrono alla tortura, a cominciare dall'Italia, ma non solo l'Italia, no? E quindi anche se negano di aver usato la tortura, però la usano. Un Estado se puede llamar a sí mismo democrático y un Estado de derecho cuando se niega a investigar casos de tortura evidentes? Infatti, assolutamente no, non si può chiamare uno Stato di diritto, uno Stato democratico, io direi anche di più, uno Stato che non indaga è uno Stato che perde legittimità. Perché uno Stato che permette, no, che venga usata violenza contro un proprio cittadino
È uno Stato che in qualche modo si autonega, quindi perde la sua legittimità, perché noi dobbiamo sempre ricordare che lo Stato esiste per proteggere i cittadini, che noi, come dire, cediamo, no? dei diritti allo Stato per essere protetti. Ma se lo Stato, come dire, colpisce, no? Ferisce il corpo del cittadino, no? O anche la mente attraverso la tortura psicologica, beh, perde legittimità, non è più uno stato di diritto. Tú has seguido atentamente lo que ha pasado en Cataluña en el último año. Te hemos leído algunos artículos en el Corriere della Sera. ¿Qué salida ves a este conflicto catalán político y también social ya? Proprio come dicevo prima, che questo sia un po' il naufragio dell'Europa, cioè io penso che l'Europa avrebbe dovuto essere una forma politica post-nazionale e quindi consentire nel caso per esempio della Catalogna, consentire l'indipendenza, consentire appunto senza necessariamente creare uno Stato. Però consentire, cioè l'indipendenza non vuol dire per forza creare un nuovo Stato, però consentire l'indipendenza perché questi casi, come il caso emblematico secondo me della Catalogna, sono casi destinati come dire, a ripetersi, ci saranno altri casi di questo genere e l'Europa avrebbe dovuto, a mio avviso, intervenire. Io credo che ci sia stata un'assenza molto colpevole dell'Europa e permettere appunto al popolo catalano di autodeterminarsi, di fare la propria scelta senza tutto quello che è avvenuto, quindi senza tutti i risvolti negativi che ci sono stati. Attualmente mi sembra che ci sia, diciamo, un conflitto che permane molto, molto forte e io spero, soprattutto quello che mi auguro, che non ci siano delle condanne. Delle condanne per i prigionieri politici, perché queste sarebbero veramente un grande scandalo. È vero che ormai in Europa siamo abituati agli scandali, però questo sarebbe veramente scandaloso e io credo che acuirebbe enormemente il conflitto e penso che sarebbe gravissimo, che il popolo catalano lo prenderebbe molto male, giustamente, e quindi mi auguro che questo non avvenga. Donatella, muchas gracias. Grazie. Un placer. Sound, sound.